Edizione delle 15, buon pomeriggio dalla redazione di RaiNews 24. In apertura il caso dell'espulsione della moglie e della figlia del dissidente kazako Ablyazov, che oggi sulla stampa fa un appello al premier italiano Letta perché aiuti la sua famiglia ad evitare il rischio carcere ed orfanotrofio. Il legale della famiglia, Riccardo Olivo, ha detto di non avere più sentito la donna da fine maggio, dunque da quando ha lasciato Roma. Il provvedimento di espulsione nei confronti di Alma Shalabayeva apre un buco nero nella procedura attivata dalla Prefettura e dalla Questura di Roma. Una procedura che formalmente, secondo Palazzo Chigi, sarebbe stata corretta, ma che in realtà mostra più di un'ombra. Qualcuno tra Viminale, Questura, Ministero degli Esteri e Prefettura non avrebbe fatto bene il suo lavoro o, nel peggiore dei casi, non avrebbe seguito le corrette procedure. La Questura di Roma, ad esempio, dovrebbe spiegare perché si è attivata per un blitz in grande stile nella villetta di Casalpalocco alle porte di Roma, solo perché l'ambasciata kazaka avrebbe segnalato la presenza del dissidente Mukhtar Ablyazov nel nostro paese. Da quando le ambasciate straniere intrattengono rapporti diretti con le nostre forze di polizia senza passare dalla magistratura o dalla Farnesina? E poi, possibile che il nostro Ministero degli Esteri, interpellato dalla Questura di Roma sul possibile status diplomatico della signora Shalabayeva, abbia risposto con un fax datato 29 maggio in maniera negativa? Possibile davvero che il Ministero degli Esteri ignorasse che la donna fosse la moglie del principale oppositore politico del premier kazako Nazarbayev, peraltro protetto dalle autorità della Gran Bretagna con lo status di rifugiato? E ancora, l'ufficio immigrazione della Questura ha potuto ignorare che la Shalabayeva avesse due passaporti, uno kazako e uno della Repubblica Centrafricana, ritenuti però falsi, e poi un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità italiane? Un pasticcio nella migliore delle ipotesi, nella peggiore invece l'ombra di un'autorità di polizia che invece di riferire a quella di governo avrebbe agito formalmente in maniera corretta, ma con una solerzia, un'efficienza e una velocità decisamente sospetti, su cui la Procura di Roma starebbe per aprire un'inchiesta. Vediamo allora di capire chi è il dittatore kazako e quali gli interessi dell'Italia e degli altri paesi in Kazakistan. Alla scheda di Saranesh. Se è corteggiato dalle cancellerie di mezzo mondo e dalle maggiori compagnie energetiche Eni, ExxonMobil, Shell e Total, non è certo per la sua simpatia. La questione è che Nursultan Nazarbayev, patrimonio personale stimato in quasi 30 miliardi di euro, siede su un vero e proprio tesoro, il Kazakistan.